so, noi rimaniamo sempre un'identità, ma che cosa succede con questa identità? Succede che c'è una sottrazione, cioè c'è una sottrazione dei territori del sentire e del significare. Noi non siamo più in grado di sentire e non siamo più in grado di significare rispetto ad ambiti del nostro vivere, no? Non siamo più in grado di essere con sé nell'altro, no? Quindi questo essere con sé nell'altro viene in qualche modo amputato e quindi non abbiamo più la capacità, no? E quindi questa conquista si dà, questa conquista nella forma dell'oblio, no? Del nascondimento, cioè parti di noi stessi vengono obliate e nascoste. Rapidamente vi faccio un esempio e ci tengo in particolar modo ovviamente a questo evento. Noi abbiamo dato comunicazione alla stampa, ai giornali, sono stati informati di tutta la struttura e di tutto quanto era in campo qui. Ora vi leggo la risposta dei giornali, cioè ovvero tutto quello che è uscito su questo evento, cioè su questa opportunità, no, di confronto del pensiero su un tema assolutamente fondamentale per la nostra esistenza. Questo è quello che abbiamo avuto come risposta. La Repubblica di ieri ha scritto ben 6 righe, che vedete qui, per dare la dimensione anche proprio fisica. Ecco, qui dice Beppino Englaro, domani alle 18.30 alla ex GAM, Piazza Costituzione 3, mi risulterebbe che è il 4A comunque, nell'ambito della mostra Bodyworks, incontro con Beppino Englaro e Luana Morte a Debito. Questo è quanto detto da Repubblica. Adesso vi leggo quanto detto dal resto del Carlino, e sono gli unici due giornali che hanno in qualche modo dedicato poche righe. Il resto del Carlino è questo. Ex GAM, dibattito con Beppino Englaro. Anche oggi la mostra Bodyworks sarà visitabile fino a mezzanotte, mentre domani alle 18.30 è previsto un dibattito dedicato alla vicenda di Luana Englaro, di cui discuteranno il padre Beppino, che è qui, Francesca Brengio, che invece si chiama Brencio, comunque, per chi non avesse detto, e Alessandro Negrini. Diciamo, quindi abbiamo Peppino Englaro, Francesca Brencio e Alessandro Negrini che discuteranno. Ora, questo perché io lo riporto e lo dico? Perché questo è un esempio di sottrazione, cioè, ovvero noi nella nostra vita quotidiana siamo sempre dentro questo aspetto, cioè veniamo da questa cosa non si dice di che cosa stiamo parlando. Di che cosa stiamo parlando? L'avete capito da questi giornali? No, non si capisce. C'è un incontro con Peppino Englaro, Morte a Debito, non si capisce il contesto. Non si capisce che qui c'è una mostra d'arte, non si capisce che c'è un programma di dibattito e di dialogo tra arte e filosofia, cioè non si capisce di fatto niente di quello che può essere un'opportunità, no, per le persone. Cioè, come faccio io ad essere interessato a qualcosa se nessuno mi dice che c'è, se nessuno mi in qualche modo mette in condizioni di poter esercitare questo interesse? Ora, questo è, dal mio punto di vista e dalle riflessioni che qui vengono condotte, un esempio tangibile, un altro fenomeno di altro tipo
nel quale noi osserviamo, no? Questa sottrazione, questa conquista del pensiero, attraverso che cosa? Attraverso il nascondimento. Quindi se voi siete qui è perché avete avuto attraverso probabilmente altri canali di informazione che qui c'era qualche cosa e su come questa cosa era organizzata, ma quello che doveva essere la parte della stampa, dell'informazione, a un certo punto qui i temi sono tanti. Io con questo io diciamo vorrei iniziare diciamo a passare la parola entrando nello specifico proprio di questo aspetto della conquista della morte, quindi della sottrazione del poter disporre della propria morte e di che cosa significa questo e che cosa è in atto nel pensiero pensante, ovvero il pensiero filosofico. Scusate, pensiero pensante magari può essere fraintendibile, no? Cioè nel pensiero che osserva se stesso in atto, che cosa abbiamo in campo dietro a questo discorso della conquista della morte. E con questo io passerei la parola a Francesca. Grazie. Grazie Franco. Io vorrei partire le riflessioni che vorrei partire da quello che Franco ha appena detto per cercare di sviluppare poi le riflessioni che ho pensato di condividere con voi. Franco ha detto una cosa vera, ha detto: noi per esercitare una scelta dobbiamo conoscere gli oggetti della scelta. Se io non so che oggi in questa sede si svolge un qualcosa, non potrò scegliere di prendere parte a questo qualcosa. Ieri c'è stato un bellissimo incontro in occasione di un'altra performance di pensiero all'interno della mostra Rischio, in cui un brillante architetto, docente all'Università di Delft, ha spiegato il rapporto fra l'identità del singolo e l'identità collettiva nell'architettura. E quando io sono arrivata a Bologna ieri e sono venuta qua in fiera, sono rimasta turbata dal vedere che fuori dalla fiera c'era una fila che partiva dalle porte ed arrivava sino alle penseline dei pullman. Ho pensato: perbacco, quanta affluenza, nemmeno nell'accademia c'è tutta questa affluenza. Poi improvvisamente ho tolto il velo di Maya dagli occhi e ho visto che questa affluenza non era per questa mostra, ma era per il Body World, esposizione scientifica del corpo a partire dal corpo. E mi sono posta qualche domanda: come mai tutta questa curiosità anche per le persone che magari non vengono da studi di medicina per andare a vedere una mostra sul corpo? Come mai scarsa attenzione da parte di chi è un vivente e quindi ha un'identità di andare ad ascoltare persone comuni che esercitano il ragionamento e si pongono qualche domanda? Ad oggi io mi sono data qualche risposta. Probabilmente c'è una tendenza che si esemplifica anche nella coda per andare a vedere il Body World, che è la tendenza a non pensare. Che significa non pensare? Non avere idee, non avere opinioni, non avere pareri, non avere gusti. Cosa vuol dire non pensare? Tutti pensiamo. Magari qualcuno seduto qui insieme a noi sta pensando che stasera quando andrà a cena dovrà cucinare. Qualcun altro penserà che dovrà, non so, scrivere una lettera d'amore. Anche quelle sono forme di pensiero.
Il pensiero si manifesta in una serie di contenuti che sono l'oggetto del pensare, ma altresì in una serie di modalità. Ebbene, fra tutte le modalità del pensare ve n'è una particolarmente importante dal mio modo di vedere, che è la modalità critica. Quando io mi avvicino ad un oggetto del pensiero devo sempre capire che cos'è, come mi ci relaziono, in che modo quell'oggetto ha pertinenza nella mia vita e quindi formulare un giudizio. Il giudizio viene alla fine. Prima ci sono altre tre tappe necessarie, altrimenti non è un giudizio, bensì un'opinione. E come insegnano i greci, le opinioni sono opinabili. Il giudizio è prossimo alla conoscenza dei fatti. Parlare di Eluana Engralo è sicuramente un parlare impegnativo, perché noi assistiamo e abbiamo assistito ad una vicenda tragica. Chi è stata volgarmente banalizzata dalla stampa? Chi è stata ridotta slogan? E gli slogan sono quanto di più lontano ci sia dal comprendere. Davanti alla vicenda della famiglia Englaro e di Eluana abbiamo assistito a una rappresentazione di chi parlava di cultura della vita opposta alla cultura della morte, perché c'era un padre che era anche il tutore della persona che versava in uno stato vegetativo permanente, che chiedeva delle cose di diritto. La cultura della vita si opponeva alla cultura della morte. Io questa frase me la ricordo nei giornali. C'erano stati anche altri stereotipi che da genitore mi hanno infastidito non poco. Un genitore che decide di uccidere il proprio figlio. Un altro stereotipo. Perché la stampa, per divulgare l'informazione, deve procedere in maniera veloce, andare dritto al contenuto semantico di quella proposizione e al senso che da quella proposizione ne deriva. Ora io credo che se vogliamo ragionare in maniera seria sulla vicenda Englaro, dobbiamo togliere dagli occhi e dalle orecchie queste frasi e dobbiamo avvicinarci con un pudore ed un rispetto a questa vicenda che davvero meritano, passatemi la metafora, i guanti bianchi. Perché quello che è accaduto a Eluana può accadere ad ognuno di noi. Nessuno è immune dal rischio della morte. Nessuno è immune dal rischio di cadere in uno stato vegetativo permanente. Nessuno di noi. Tutti potremmo essere Eluana. Però c'è la propensione a pensare che quello che è accaduto a Eluana a me non accade. Perché non dovrebbe accadere? Perché io non posso rivedermi in quella ragazza? Cosa mi tutela? Cosa mi protegge dallo scandalo di un corpo che continua a rimanere in vita pur avendo perso la vita? Nulla mi protegge da questo scandalo. Però anche in questo caso era forse troppo ambizioso porre la vicenda sotto questo riguardo. Ciò che personalmente ho fatto per capire la vicenda di Eluana e di suo padre è stato per me un esercizio importantissimo, perché ho sospeso il giudizio e l'ho sospeso da genitore e da studiosa. Sospendere il giudizio non vuol dire non pronunciare il proprio giudizio, vuol dire dapprima capire, interrogarsi, verificare, ergo giudicare. In filosofia c'è un autore estremamente ricco in materia di giudizi, che non è solo Kant, è un
filosofo danese che si chiama Kierkegaard. Tra le varie opere ha scritto un'opera molto bella che si intitola Timore e tremore, un libricino molto piccolo. In quest'opera Kierkegaard narra della vicenda di Abramo. Abramo, padre della fede. Abramo, quale ci viene narrato dalle scritture veterotestamentarie. La vicenda di Abramo è nota. Egli ha fede in Dio, nel Dio di Israele, riesce a giungere nella terra dei padri e Dio lo ripaga soddisfando la sua promessa, dargli un figlio in età avanzata. Abramo e Sara generano Isacco. Le scritture dicono che poi Dio mette alla prova quest'uomo chiedendogli di sacrificare sul monte Moria Isacco. E Abramo, dopo una notte di tormento, decide di dire sì. E dice sì a quello stesso Dio che gli ha dato il figlio. Si incammina con Isacco sul monte Moria, con la scusa di andare a prendere della legna, mi sembra, e quando è pronto per sacrificare il figlio a Dio, narra la scrittura, la sacra scrittura, interviene un angelo, blocca la mano del padre e l'angelo dice: Abramo, tu sei un uomo giusto, tu hai avuto fede e Dio ti restituisce tuo figlio. Questo è il fatto biblico. Kierkegaard, filosofo danese vissuto a metà dell'Ottocento, interpreta questo fatto e dice: sicuramente il turbamento che poteva agitarsi nel cuore di Abramo nessuno lo può conoscere. Saremmo di primo acchito portati a giudicare Abramo. Che padre sei tu che vai a sacrificare tuo figlio, quel figlio che tanto hai avuto e che tanto hai desiderato? Oppure qualche buon fariseo avrebbe detto: bravo Abramo, che tu obbedisci così a tuo Dio, appunto tale da sacrificarti il figlio. Ebbene, Kierkegaard formula una terza ipotesi, a mio avviso la più sensata, e dice: davanti ad Abramo noi dobbiamo sospendere teleologicamente il giudizio. E l'avverbio teleologicamente non vuol dire teologicamente, ma vuol dire dobbiamo sospenderlo in vista di un telos, di un fine. Credo che nella vicenda di Englaro tutti siamo chiamati a una sospensione teleologica del giudizio, dove l'unico referente in realtà rimane quello che Sant'Agostino chiama la coscienza, il sagrario della divinità nell'uomo. Dico queste cose perché c'è stata una parte importante della stampa che nei giorni terribili in cui il signore Englaro cercava di dar voce in un deserto assordante dove nessuno lo voleva ascoltare, a quelli che erano i convincimenti di sua figlia in vita, cercava di far capire che la medicina è un'arte e una tecnica che non può e non deve sostituirsi a un determinato ordine naturale delle cose e alle proprie disposizioni di volontà. Eppure la stampa, in quei giorni terribili, ha fatto in modo che in quel silenzio assordante, in quel deserto in cui il signore Englaro si è trovato, ci fosse solo il vociferare delle persone che emettevano giudizi, delle autorità che emettevano giudizi, dei magisteri che emettevano giudizi. Eppure noi non siamo chiamati a giudicare. Dapprima siamo chiamati a pensare e solo alla fine a giudicare. Credo un'altra
un'altra cosa mi preme dire, poi passo la parola ad Alessandro e magari avrò modo di riprenderla e continuare ad esporre il mio pensiero.